grande risorsa per la nostra città, ma questi anni di amministrazione di centrodestra sono riusciti a compromettere quanto la natura dei luoghi e l'operosità dei comaschi avevano saputo regalarci come grande opportunità. Il lungolago è stato massacrato dal cantiere delle paratie e il lago stesso è nascosto ai turisti e ai comaschi da troppo tempo. L'incuria e il degrado nella manutenzione delle strade, delle piazze e del verde rovinano anche l'immagine da cartolina che Como sarebbe in grado di offrire. Anche arrivare a Como spesso non è facile, a causa di collegamenti stradali e ferroviari inadeguati. E poi una volta arrivati i turisti non sono certo aiutati a vivere la nostra città. Manca una segnaletica adeguata, il traffico è spesso asfissiante e non esistono in pratica piste ciclabili. Noi crediamo nel turismo e nelle capacità economiche che è in grado di generare. Dobbiamo però cambiare passo. Vogliamo occuparci della città con la cura di chi la ama, intervenendo nella manutenzione ordinaria. Vogliamo potenziare l'accoppiata turismo-cultura, svelando i tesori di cui siamo ricchi. Vogliamo migliorare i collegamenti tra Como e Milano, anche nella prospettiva dell'Expo. Vogliamo ampliare il centro pedonale e creare una serie di percorsi pedonali e ciclabili. Vogliamo soprattutto restituire il lungolago ai comaschi e ai turisti, rilanciando così l'immagine internazionale di Como. Non solo promuovendo un turismo d'élite, ma anche un turismo per famiglie e giovani, favorendo la nascita di nuove e differenziate attività di accoglienza turistica rivolte a loro. E ancora un turismo culturale. Aiutaci a ricostruire l'anima turistica di Como. Sostienici nel nostro progetto.